Far incontrare i cittadini europei del futuro, fargli condividere interessi e passioni e sviluppare relazioni che daranno risultati negli anni a venire. Sono questi alcuni degli obiettivi che si pone il progetto Comenius, che coinvolge scuole di tutta Europa, Turchia compresa. Per 3 giorni un gruppo di studenti saranno ospiti dei ragazzi del liceo delle scienze umane Sata di Nuoro. Stamattina alla presenza del vescovo Monsignor Mosè Marcia, degli studenti e dei docenti c'è stato il primo contatto con la realtà scolastica nuorese. La musica è stata la lingua universale che ha messo in comunicazione gli studenti europei. Preside, oggi è una giornata importante, gli studenti del liceo Sata incontrano dei loro colleghi europei e anche turchi. Sì, è una giornata entusiasmante perché è il nostro turno di ospitare le delegazioni europee, perché il Comenius, il progetto che stiamo attuando, è un progetto europeo che prevede scambi internazionali di docenti e di studenti. Noi siamo già stati in Estonia, in Germania, la Germania è la scuola capofila e oggi i partner sono qui da noi. Oltre alla Germania, all'Estonia abbiamo il Galles, la Repubblica Ceca, la Spagna e anche la Turchia. Quindi siamo certamente entusiasti e orgogliosi di respirare tutti insieme questo bellissimo clima di unità europea. Un'unità tra ragazzi che non, insomma, che trascende l'economia, l'euro e quant'altro. Certo, che trascende le difficoltà del momento. Queste sono esperienze importantissime per la crescita dei nostri giovani che ci fanno sperare in un futuro sereno e di conoscenza e rispetto reciproci.